con noi, cioè Sofia Faggian, Faggian, giusto? Della divisione ricerca e sviluppo di E-Ambiente. Spieghiamo subito che cos'è E-Ambiente e quali sono un po' le attività che porta avanti l'associazione. Certo. Allora, E-Ambiente è una società di consulenza e ingegneria ambientale che ha sede a Venezia e attualmente ha una sede anche a Milano. Siamo qui a Ecomondo come coordinatori scientifici di Città Sostenibile. È venuta a fare un'intervista la mio amministratore delegato, che è la dottoressa Gabriella Chiellino. Certo. E noi siamo qui, anzi sono io qua oggi, per presentare quella che è E3City, che è uno spin-off di E-Ambiente. E allora parliamo subito di questo spin-off. Esattamente. Allora, E3City nasce grazie alla collaborazione del Comune di Venezia, che come tutti gli anni ha promosso un bando che viene chiamato Bando Bersani, che è volto sostanzialmente a premiare quelli che sono i progetti più innovativi dal punto di vista tecnologico. Noi abbiamo presentato questa idea, dalla quale adesso è nata la società, che è stata costituita a fine ottobre, e è una società che quindi si occuperà fondamentalmente di sviluppare sia il settore della mobilità sostenibile sia quella dell'efficienza energetica, il tutto coniugato con ovviamente la giusta dose di innovazione tecnologica. È un progetto importante perché comunque prevede anche uno sviluppo in termini occupazionali, che insomma va sempre bene, e al quale appunto si accostano quelli che sono degli investimenti tecnologici nei settori di interesse, quindi sia dal punto di vista di quelle che possono essere le apparecchiature elettriche, quindi bici, auto elettriche, sia invece dal punto di vista di quelle che possono essere proprio degli strumenti per implementare l'efficienza energetica. E appunto abbiamo una partnership con l'architetto Zema, che è qui con noi. Adesso lo presentiamo ovviamente, anzi presentiamolo subito, visto che è venuto a trovarci, poi possiamo anche creare questa sorta di ponte. Quindi Giancarlo Zema, architetto di Zema Design Group e autore di una serie di contributi ovviamente da questo punto di vista. Parleremo poi anche di parchi marini e case galleggianti. E intanto però ritorniamo appunto alla dottoressa Faggian, che continua a spiegarci appunto il progetto di cui stava parlando, insomma. Se non ha finito di esporlo, ecco. No, beh, possiamo continuare insieme, perché ovviamente si... Facciamolo tranquillamente. Prego, allora. Benissimo, ecco, proseguendo sul discorso di questa partnership importante con E-Ambiente, come progettista della Giancarlo Zema Design Group abbiamo realizzato un progetto di un sistema modulare di eco-arredo urbano per conto della Luminexense, questa azienda, una startup bergamasca che appunto collabora a stretto contatto con E-Ambiente per promuovere questi progetti innovativi. L'idea nasce appunto da un elemento di arredo che somiglia molto ad una grande foglia fotovoltaica. Sì. Che permette, esattamente. Allora la facciamo vedere. Prego. Subito chiediamo appunto alla nostra regia di poterla inquadrare. Eccola qua col nostro operatore, ecco. Se è possibile. E intanto magari la spieghiamo. Assolutamente. Allora, l'idea nasce appunto da questa grande foglia con 4 metri quadri di superficie fotovoltaica, che permette poi di ricaricare auto elettriche, biciclette o quant'altro. È un sistema modulare, quindi può comporre dei veri e propri quadrifogli fotovoltaici oppure dei sistemi modulari per ricoprire dei parcheggi e quindi creare dei parcheggi coperti fotovoltaici. Molto importante quindi l'idea di non creare una semplice pensilina, ma un vero e proprio sistema di arredo che si adatta alle varie esigenze della città. Può diventare addirittura fermata autobus, albero tecnologico per parchi urbani, per ottenere energia o riqualificare delle aree in disuso che vogliono essere abbellite o migliorate. Questo ci fa capire che l'architettura, come abbiamo parlato prima, avevamo un ingegnere, ora abbiamo un architetto, quindi ha una serie di sfumature enormi, assolutamente, diciamo, di grandi potenzialità per andare a sostegno del certo. E dove è importante coniugare la funzione ovviamente all'estetica, e questo progetto lo dimostra grazie appunto ad E-Ambiente, cioè la volontà di realizzare un sogno che era quello di comunicare il via del green, quindi di questa foglia, in tutto e per tutto, e creare quindi un oggetto bello di design attraente, ma che poi fa del bene all'ambiente e del bene alle nostre città. Estetica ed etica, senza chiamare in causa i filosofi, ovviamente così. Senza però scomodare, però assolutamente sì, alla fine tutti noi cerchiamo di perseguire questa strada, insomma, ecco.
cercando di riuscirvi con dei progetti importanti. Avete altri progetti? Fondamentalmente stiamo presentando questo insieme anche ad alla bicicletta elettrica. Parliamo allora anche. Parliamo, che è sempre un accessorio in fondo del Lotus, e nasce quindi con questo spirito di creare sempre un legame forte di identità con la natura, e questo elemento di una bicicletta pedalata assistita, quindi si ricarica al di sotto delle pensiline fotovoltaiche. Spieghiamo che è interessante il concetto di pedalata assistita. Certo, fondamentalmente è una bicicletta tradizionale. Nel momento in cui si trasmette l'energia muscolare dalle gambe al pedale, in momenti di difficoltà su una salita o quant'altro, si innesca automaticamente il motore posto nella ruota posteriore e ci aiuta quindi a andare tranquillamente in giro. Una bicicletta che ha un'autonomia importante e può essere ricaricata tranquillamente con il sole, e quindi creare delle vere e proprie stazioni stand alone. Come architetto, come le è venuto in mente, a parte le opportunità ovviamente che ci sono e che si materializzano, diciamo, in certo senso, ma di affiancarsi all'ambiente, di poter realizzare, diciamo, opere, di attivarsi anche dal punto di vista della sostenibilità in questo settore? Credo innanzitutto sia una responsabilità ormai di tutti, e per chi ha la fortuna di fare il nostro lavoro, di poter dare un segno importante alla comunità, a tutti noi che dobbiamo fruire di questi prodotti, e dare un messaggio importante che l'ecologia legata alla funzione più tradizionale, quindi l'uso di auto, di biciclette che comunemente utilizziamo, ma che possono rispondere a un'esigenza rispettosa dell'ambiente, e quindi questo progetto lo dimostra in tutto e per tutto. Spesso veniamo accusati che i prodotti tecnici, troppo tecnici sul mercato, diventano brutti o esteticamente poco appetibili, e questa invece speriamo sia la rifinitura, un qualcosa che possa invogliare anche i comuni un pochino meno, diciamo, avvezzi a questo tipo di tecnologia. Cristoforo Gianni, i comuni rispondono? I comuni rispondono, in questo caso il comune di Venezia ha avuto questa idea meravigliosa, secondo me, di mettere appunto a disposizione dei fondi per gli imprenditori, come nel nostro caso lo 3 Sacchellino, che appunto vogliono puntare sull'innovazione tecnologica legata ovviamente al discorso dell'ambiente sostenibile, quindi per giungere a quelle che sono un'idea di smart city, no? Sì. Abbiamo parlato spesso di smart city, quindi finalmente possiamo avere anche degli esempi concreti da questo punto di vista. Esattamente. Quindi appunto E3 City vuole appunto andare in questa direzione e vuole essere, speriamo, la prima di tante altre società che decidono di investire in questo settore. Questo lo speriamo, ovviamente ce lo auguriamo tutti, un po' il nostro speech. Ringraziamo quindi i nostri due ospiti che sono venuti a trovarci, che hanno creato questo ponte e ci hanno fatto capire ancora meglio come anche l'architettura, oltre che tante altre professioni, possano, ma più che arrivare in soccorso, proprio integrarsi perfettamente con il mondo della sostenibilità e ovviamente il mondo delle associazioni, per attraverso una sinergia, un circuito ovviamente che possa essere sempre più virtuoso. Quindi ringraziamo, ripetiamo, i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, cioè Giancarlo Zema, architetto Zema Design Group, quindi, e la stessa Sofia Faggian, divisione ricerca e sviluppo di ambiente. Grazie quindi. Grazie. Per essere Grazie stati a con Grazie. Noi.